siamo a Torino per BioSpring Europe 2014, la più importante fiera, almeno a livello europeo, che riunisce tutto il mondo delle biotecnologie, dalle aziende, società di ricerca e sviluppo, società di servizi e così via. È stato anche l'occasione per la presentazione del rapporto Bio in Italy 2014 realizzato da Ernst & Young in collaborazione ovviamente con Asso Biotech, e ne parliamo appunto con il dottor Antonio Irione, partner di EY, come si fa chiamare Ernst & Young oggi. Allora, dottor Irione, qual è lo stato di salute del Biotech Red, quindi la parte appunto dedicata alle scienze della vita? Beh, allora chiaramente è un settore anticiclico, e confermano i dati di quest'anno, conferma il fatto che si tratta di un settore anticiclico. Infatti il fatturato è rimasto più o meno costante, così come sono rimasti costanti gli investimenti in ricerca e sviluppo in termini percentuali molto al di sopra di tutti gli altri settori. Voi pensate che il Red Biotech in Italia vale circa 6,6 miliardi e gli investimenti in ricerca e sviluppo cubano circa 1,5 miliardi, 1,6 miliardi, quindi circa il 20% sul totale delle aziende biotech. Se invece lo andiamo a confrontare su quelle che noi chiamiamo pure biotech, cioè le aziende che fanno solo biotech, in realtà la percentuale di investimenti si attesta attorno al 30%. Quindi diciamo un settore dinamico, un settore che conferma il suo dinamismo anche attraverso il numero di aziende che sono nate, comunque che sono operative nel settore del biotech, che cuba quest'anno circa 400 aziende, al terzo posto in Europa come numero di aziende. Quindi questo è un settore vivo, un settore vitale, un settore estremamente importante. Da un punto di vista di capitali e di possibilità di raccolta di capitali, in realtà in Italia siamo un po' indietro, nel senso che i venture capital e quindi la quantità di capitali raccolti in Italia sono circa 30 milioni di euro, ma soprattutto sono meno del 2% del totale di capitali raccolti nel mondo, che, come potete immaginarvi, rende un po' più difficile accedere a nuove opportunità. Come mai, dottor Irione, che la gente non crede nel biotech italiano, oppure proprio manca alla fonte il capitale di rischio e la voglia di rischiare, si preferisce allora andare su BOT e CCT? Allora, questa è una buona domanda e ovviamente è una di quelle domande a cui trovare una risposta mono, no? Cioè una risposta è che ci sono diversi fattori. Chiaramente uno fra tutti è chiaramente il sistema paese in Italia, in cui comunque fare impresa è difficile, ci vuole del tempo, ci vuole più tempo in altri paesi per ottenere autorizzazioni, eccetera, eccetera. Però secondo me c'è un tema rilevante che soprattutto potrebbe essere risolto in maniera abbastanza semplice, che è quello dell'awareness del biotech. Secondo me quello che manca in Italia è una cultura del biotech, anche a livello istituzionale, intendendo per istituzionale non soltanto il governo o la politica, ma anche proprio le istituzioni finanziarie. Quindi secondo me, secondo noi, secondo quello che emerge dal rapporto, una maggiore attenzione alla comunicazione nei confronti delle istituzioni finanziarie potrebbe aiutare molto anche la parte di raccolta dei venture capital. Bene, speriamo che si leggano rapporti innanzitutto. Senta, due parole sui farmaci, sullo sviluppo dei farmaci. Lei ha detto appunto nella sua relazione, nel corso della conferenza stampa, che ci sono circa 400 farmaci o aree di ricerca tra la preclinica, la fase 1, la 2 e la 3. Ecco, è così sì, la situazione, e quali sono, quanti sono perlomeno quelli in fase 3, quindi quelli più potenzialmente vicini? Allora, corretto, ci sono oggi 400 progetti di ricerca in Italia, dalla preclinica alla fase 3. Di questi 400, 11 sono in fase 3, quindi sono a un passo dall'ottenimento della market authorization. C'è un'osservazione che vorrei fare aggiuntiva riguardo al fatto, riguardo alle orphan drug designation. Ci sono 40 orphan drug designation in Italia, di queste 40, 30 sono state ottenute da entrambe le organizzazioni regolatorie più importanti a livello internazionale, quindi FDA ed EMA. Poi ci sono altri 40 progetti di ricerca nell'ambito delle terapie avanzate. Questo rende la pipeline, l'evoluzione del mercato, comunque i prodotti in Italia, estremamente, estremamente promettente. In quali aree terapeutiche si sta andando? Come è facile immaginare, la principale area terapeutica è l'oncologia. Questo per ovvi motivi di unmet medical needs, di bisogni di salute non soddisfatti, ma certo anche altre terapie, altre patologie altrettanto importanti sono senz'altro studiate, come per esempio l'infettivologia, non so, l'epatite, piuttosto che l'immunologia o comunque anche l'infettivologia, come dicevo prima. Quindi diciamo che ci sono le malattie sulle quali c'è più bisogno, che sono oggi aggredite o comunque sono oggetto di ricerca molto spinta, e dove soprattutto probabilmente il farmaco biologico
può offrire un'opzione terapeutica che il farmaco di sintesi non offre, insomma.